Siamo nella sede di Confcommercio Marche Nord, tutto è pronto per il Talent Day, un momento di incontro tra studenti, futuri lavoratori e operatori del settore dell'hotelleria e della ristorazione. Un momento importante ancora di più perché, come riportano le cronache ogni giorno, il tema del personale e del reperimento di personale formato e adeguato è un grande tema in questo momento in cui la stagione ormai è alle porte e il problema che viene espresso da tutti gli operatori è quello di trovare appunto personale adeguato. Questa giornata risolve questo tipo di problema e mette a contatto gli operatori tra loro. Scopriamo il talento, tiriamo fuori la passione che questi ragazzi, nella scelta che hanno fatto anche scolastica, perché fanno tutto alberghiero, quindi vuol dire che hanno già in mente cosa vogliono fare da grandi o perlomeno si stanno affacciando a quel mondo già dalla scuola, quindi già dalle superiori. Ecco, vogliamo tirar fuori il loro talento e dirgli che c'è un mondo dell'imprenditoria pronto a rispondere a quel talento. Basta con questa retorica del ragazzo che non vuole farsi il weekend lavorativo piuttosto che è un nulla facente, ma basta con la retorica anche del datore di lavoro che è pronto a farlo lavorare 14 ore al giorno e farlo dormire nello scantinato a 500 euro al mese. No, qui oggi noi vogliamo far incontrare il mondo dell'imprenditoria di Confcommercio con quelli, con i ragazzi e comunicargli, costruire un ponte per dire che non è vero quello che sta accadendo. Ci affacciamo alla stagione, l'emergenza lavorativa c'è perché mancano a livello nazionale 210.000 figure, no, nel mondo lavorativo, ma 140.000, quindi più della metà, fa riferimento ai ristoranti, agli alberghi, comunque ai pubblici esercizi in genere. Con lo chef Giuseppe Portanova abbiamo seguito il suo intervento e si era creata veramente una grande atmosfera. Chef, un bel momento nel quale è arrivato forte tutta l'emozione di chi fa questo lavoro con passione. Questo lavoro, come dicevo loro, va fatto con tanta passione e loro sono la nostra benzina. E dobbiamo tutelarli, dobbiamo incentivarli a fare questo lavoro, abbiamo bisogno di fargli capire che è un lavoro pazzesco, bellissimo, ma dobbiamo riconoscergli le giuste paghe, i giusti turni, cioè creargli un'aspettativa di vita che sia quella di un lavoro normale, quindi fare questo lavoro ma avere anche il tempo per vivere una vita esterna. E oggi spero di avergli trasmesso questo messaggio perché noi abbiamo realmente bisogno di forze fresche e che continui questa grande passione della cucina italiana. È una giornata che ritengo importante, comunque che può dare tante opportunità, soprattutto a noi giovani, perché ci sono molte persone che cercano dipendenti in questo ambito e quindi sono contenta di aiutare anche per me, comunque per il lavoro e dare una mano. Spaventa perché comunque è un lavoro duro e sono orari duri, però se c'è passione la difficoltà non la senti.